calcolare il delta H della reazione C2H2 in forma gassosa che reagisce con 2 moli di idrogeno gassoso per dare C2H6 sempre gassoso. Sapendo che le entalpie di formazione delle sostanze coinvolte nella reazione sono rispettivamente, dunque il delta H di formazione di C2H2 è uguale a più 226 kJ su mole. Il delta H di formazione dell'idrogeno invece è 0, dell'idrogeno gassoso. Il delta H di formazione di C2H6 è uguale a meno 84,5 kJ su mole. Quindi devo calcolare il mio delta H della reazione. Benissimo, ragioniamo un secondo. Dunque, quando io metto a reagire questo componente più questo componente, ottengo questo composto e il delta H di reazione non lo conosco e quindi non so nemmeno se è una reazione esotermica o endotermica. Però so che il delta H di una reazione è dato dalla sommatoria delle entalpie dei prodotti meno la sommatoria delle entalpie dei reagenti. Quindi in questa reazione vado a riconoscere quali sono i prodotti e quali sono i reagenti. Dunque, questi sono i miei reagenti e questo è il mio unico prodotto. Per cui la sommatoria dell'entalpia di tutti i prodotti, in questo caso ce n'è solo uno, di C2H6, vedete, è meno 84,5 kJ. Meno la sommatoria dei delta H dei reagenti. Quindi in questo caso praticamente sarebbe più 226 più 0, quindi posso anche ometterlo, per cui è uguale a meno 84,5 meno 226, che è uguale 84,5 meno 226 meno 310,5 kJ. Questo è il delta H di reazione.